con Marco Conte per fare un po' un bilancio di queste prime settimane di allenamenti del Lia Piave. Intanto avete giocato un paio di amichevoli, forse qualcosa in più, e come sta andando? Direi che le cose stanno andando bene, perché non abbiamo avuto particolari problemi di infortuni o di altre situazioni difficili, e quindi siamo riusciti a lavorare bene nonostante il grande caldo dell'ultima settimana e a vedere quello che volevamo vedere e cercare di capire dove dobbiamo migliorare e dove invece magari siamo più bravi, ecco. E quindi è stato un periodo sicuramente utilissimo. Hai detto bene, il caldo ha un po' condizionato, ma un po' tutti questi, no? Perché tutte le squadre hanno patito questa cappa di calore. Eh certo, credo che quello sia uguale per tutti, e quindi comunque è allenante anche quello. È chiaro che si fa un po' di più fatica, però ripeto, la cosa più importante è che i ragazzi abbiano potuto lavorare in serenità e senza avere particolari problemi fisici, ecco. Si inizia con la Coppa, prima di Coppa appunto a fine agosto, poi la seconda il 3 e poi arriva il campionato. Sì, prendiamo queste due partite di Coppa che sono importanti per capire a che punto siamo, sia a livello fisico che a livello anche proprio di qualità del gruppo e della squadra. Abbiamo due partite contro due squadre che sono state costruite bene, perché il Noale, che abbiamo il 3, è una buonissima squadra già dall'anno scorso e quindi sicuramente sarà una delle protagoniste. E lo Spinea ha fatto un mercato molto importante, comprando parecchi, tra virgolette, vecchi di categoria, e quindi credo che anche lo Spinea è una squadra contro cui sarà difficile giocare, sì. Campionato? Il campionato è bello, adesso aspettiamo di vedere il calendario. Credo sia, come avevo detto l'ultima volta che ci siamo visti, un campionato molto bello, perché essendoci un fuoriquota in meno si alzerà il livello e noi avremo tanti giovani, questo non ci impedirà comunque di essere a livello anche noi. Parlavamo con qualcuno, non della dirigenza ma del gruppo, che ha visto le vostre partite, tanti giovani ma anche di qualità, delle sorprese piacevoli. Sì, no, credo che per fare una scelta come questa bisogna avere la consapevolezza che il settore giovanile che abbiamo alle spalle sta lavorando benissimo da più di qualche anno, e noi come prima squadra e come juniores raccogliamo i frutti di questo lavoro importante che è stato fatto sotto e negli anni precedenti. Marco, quindi adesso insomma Coppa, campionato, ma queste partite di Coppa hanno importanza, vi interessa oppure è solo per arrivare al campionato? Al di là dell'interesse del risultato, che comunque chiaramente quello c'è sempre, perché perdere non piace a nessuno, però serve per capire proprio a che livello siamo e a che punto siamo sia fisicamente che come squadra.